È il primo giorno utile per ritirare il kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta introdotto da Sei Toscana qui a Poggibonsi. Noi siamo in via Leopardi e ci mettiamo in fila perché c'è già diversa gente e ritiriamo il nostro kit, poi lo vediamo insieme. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ritirato il kit. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. In questo caso è soltanto quello dell'indifferenziato perché dove abito io, a Poggibonsi, ci hanno spiegato che verrà installato un altro contenitore per condominiale, quindi non abbiamo quello dell'organico perché sarà condominiale. Lasciamo anche un po' di persone qui in coda e andiamo a vedere il kit nel dettaglio. Allora eccolo qui il kit che ho ritirato questa mattina in via Leopardi a Poggibonsi, in uno dei due punti di ritiro qui a Poggibonsi per appunto l'inizio della nuova riorganizzazione del porta a porta con il gestore Sei Toscana. Mi hanno consegnato un solo mastello, quello dell'indifferenziato, faccio vedere anche più da vicino, è quello che troverete, e poi vi dico dopo perché uno soltanto e non quello dell'organico. Lo apriamo, questo si apre così, dentro nel mio caso, e anche questo vi dico poi perché, troviamo i sacchi dell'indifferenziato, quindi soltanto sacchi dell'indifferenziato, e poi oltre a questo il calendario di ritiro della mia zona. Io in particolare abito in zona 2, questo è il calendario con tutti i ritiri, qui si vede anche le indicazioni per quanto riguarda i conferimenti, dove, come, quando e perché, e dall'altra parte poi i giorni di ritiro, ecco, in questo caso, nel mio caso, nella mia zona, questi sono i giorni di ritiro. Il lunedì la carta, il giovedì multimateriale, l'organico il giovedì e il lunedì e il giovedì, mentre il differenziato il lunedì solamente. Il vetro verrà conferito, come vi dicevo forse anche all'inizio, sempre nel cassonetto, quindi noi nuovi cassonetti smart. A proposito di questo, mettiamo via tutto il resto e faccio vedere anche le 6 card, che sono due, ho ritirato queste stamattina in via Leopardi. Vi serviranno sostanzialmente per aprire i cassonetti, i nuovi cassonetti smart con i lettori e con il pulsante, che sono in corso di installazione già nelle frazioni, quindi a Staggio Senese sono già stati installati e verranno installati anche su tutto il territorio comunale di Poggibonsi. Torno un attimino all'inizio e vi spiego come mai ho soltanto un mastello, quello indifferenziato e non quello dell'organico. Praticamente in alcune utenze, quindi in alcuni condomini, la raccolta, almeno questa è la risposta che ho avuto insomma, le informazioni degli addetti di Sei Toscana, la raccolta differenziata verrà organizzata con un mastello, che è questo per l'indifferenziato per ogni utenza, quindi per ogni famiglia, più verranno installati da Sei Toscana e consegnati direttamente al condominio dei bidoni più grandi, immagino, per quanto riguarda il conferimento dell'organico, della carta, che comunque viene conferita soltanto così com'è, non c'è bisogno del sacchetto di carta, e poi dei due bidoni per la plastica, e niente, questo è tutto sostanzialmente. Quindi se ricevete soltanto il mastello dell'indifferenziato, sappiate che poi ovviamente ci sono gli addetti di Sei Toscana che vi daranno tutte le informazioni, sappiate che il motivo è questo, ecco, che non c'è un errore, ma in alcuni condomini, come ad esempio il mio, verranno consegnati direttamente sul posto questi bidoni supplementari, quindi non verranno portati in casa come succede a chi avrà anche il mastello dell'organico, ma vengono portati direttamente nel condominio e messi lì, e lì poi verrà il conferimento per ogni famiglia seguendo il calendario di ritiro che vi ho fatto vedere prima. Questo tra l'altro si apre anche così, oltre che così, questo è. Quindi ecco, negli altri casi, nel caso in cui vi venga consegnato
oltre a questo tipo di mastello, ma anche il mastello dell'organico e poi i sacchi, quelli gialli per intendersi per la plastica, non per il vetro, è solo per il multimateriale plastica, e i sacchetti della carta e ovviamente i sacchetti dell'organico. A quel punto userete, dovrete utilizzare i sacchetti e non avrete bidoni nel condominio per conferire i rifiuti. Se invece avete un mastello solo, quindi come me in pratica, per buttare ad esempio l'organico basta tranquillamente i sacchetti, quelli biodegradabili, si trovano anche al supermercato, comunque da qualsiasi parte, in qualsiasi supermercato. Mentre per la carta, come si è detto prima, non c'è bisogno, riepilogando. Per quanto riguarda la plastica, neppure c'è bisogno. Lì, in quel caso, volendo, si può anche utilizzare. Io ad esempio utilizzo un sacchetto non da gettare, non monouso, ma utilizzo un contenitore, un sacchetto, una busta che metto lì, faccio la raccolta della plastica e poi quando è il momento di svuotarla, la svuoto già nel bidone della plastica. Adesso poi utilizzerò dal 14 novembre, questa è la data in cui parte la raccolta, inizierà a partire la raccolta porta a porta nelle nuove zone. Userò il bidone che verrà consegnato direttamente nel condominio in cui abito. Quindi questa è un po' una panoramica sulla prima fase di consegna, poi ci saranno gli incontri pubblici, poi ci sarà l'inizio del porta a porta e poi seguiremo tutti gli sviluppi del caso con voi su Valdezza Componente.